Ciao a tutti, io sono Teschio 81 e volevo dare il benvenuto e il bentornato a tutti i ragazzi che stanno seguendo il tutorial e i nuovi utenti appunto che magari si apprestano a guardare. E oggi andremo avanti nel percorso che appunto abbiamo fatto negli scorsi capitoli, quindi abbiamo iniziato a inserire i personaggi all'interno di Unreal Engine e abbiamo anche iniziato a parlare un pochino di come randomizzare appunto la scelta dei personaggi e oggi andiamo a vedere appunto come ampliare la scelta dei personaggi da randomizzare e poi appunto nel prossimo tutorial andiamo a vedere come selezionarli effettivamente. Questo è un video appunto che sarà credo abbastanza corto, quindi iniziamo subito nella cartella content direttamente, andiamo su Characters e Cosmetics. E qui abbiamo appunto questo blueprint che si chiama Pick Random Character. Lo apriamo e ci troviamo nella schermata che abbiamo appunto già visto per la randomizzazione. Abbiamo già sganciato questo, spiego rapidamente perché si fosse appena connesso come funziona. Questo qua è praticamente un blueprint, un componente che richiama i nostri personaggi in gioco, quindi non basta inserirli all'interno della schermata di gioco e dare play, e quindi bisogna richiamarli. E per farlo abbiamo visto due metodi semplici ma con qualche problematica. Il primo è inserire direttamente il nostro personaggio all'interno di questa casella. E qui avremo direttamente il nostro personaggio in gioco, ma avremo il problema che tutti i personaggi che vengono presi ovviamente da questo nodo saranno uguali, saranno tutti riferiti il nostro personaggio Grace. Abbiamo visto un secondo modo, che è quello che ci fornisce Unreal Engine, cioè il progetto Lyra, che semplicemente mette un nodo di selezione da un nodo di random e dice scegli tra questi due personaggi. Possiamo scegliere ovviamente solo questi due personaggi. Entrambi i personaggi verranno scelti in maniera casuale e giocheranno appunto, ti sponeranno sia che tu utilizzi o che non utilizzi il personaggio appunto con uno o l'altro. Questa selezione al momento la escludiamo perché, come abbiamo detto, noi abbiamo ben quattro character e vorremmo utilizzarli tutti. Primissima cosa da fare, intanto andiamo a preparare i nostri personaggi, quindi torniamo, possiamo tranquillamente compilare e salvare, ma possiamo anche farlo dopo, non c'è problema. Torniamo alla nostra cartella content, la nostra cartella My Shooter Game, cartella character dove abbiamo inserito la nostra cartella MetaHumans. Quindi apriamo ogni personaggio e andiamo a fare il lavoro che abbiamo fatto su Grace, quindi modificare il load e inserire il nostro retargeting con l'animation blueprint. Andiamo semplicemente su il viewport, iniziamo il load sync, quindi abbiamo già spiegato cos'è, quindi andiamo direttamente avanti e lo forziamo a 1. Compiliamo, salviamo, come vedete ora si vedono i capelli a qualsiasi distanza senza problemi. Andiamo nel nostro componente body, come abbiamo visto prima, dove viene tenuto il manichino, e andiamo a utilizzare semplicemente il nostro animation blueprint che si chiama Animation Blueprint MetaHumans e il nostro personaggio è pronto. Compiliamo, salviamo, vado veloce, tanto avete visto come si fa, quindi torniamo ai miei MetaHumans, facciamo orla, quindi load sync 1, body, animation blueprint, MetaHumans, anche Greg. Lo apriamo, load sync 1, body, e aggiungiamo il nostro animation blueprint MetaHumans. Ok, ci siamo. Questo qua è il primissimo passaggio che dobbiamo fare, ovviamente per abilitarli, sennò poi in gioco ci troviamo con dei personaggi che non si muovono o che non hanno i capelli o altri dettagli. Quindi, altra cosa che dobbiamo fare, qui possiamo tranquillamente anche ripulire la classe, partiamo da zero. Dobbiamo creare una variabile attore, quindi tiriamo
la nostra stringa, promuoviamo a variabile, la chiamiamo, questa qua sarà, poi ora la possiamo anche, per il momento un attimo sganciare, alt click, la trasformiamo, in un array che appunto, conterrà poi, tutti i nostri giocatori. In sostanza, l'array è un contenitore, di dati. Quindi noi, come dati, allora che ho finito, come dati li daremo tutti i nostri giocatori. Quindi all my characters. Ok, questo qui è ovviamente tutti i miei personaggi, sarà il mio contenitore, e lo compiliamo così ci dà gli input che ci servono necessari e aggiungeremo gli array che ci servono. Quindi abbiamo quattro personaggi e li andiamo ad aggiungere. Grace, Greg, Orla e l'ultimo si chiama Wallace. E qui abbiamo, diciamo, il nostro contenitore. E aggiungendolo direttamente lui non saprebbe che character scegliere, ne dovrebbe scegliere uno, ma gli dai quattro opzioni. Quindi dobbiamo randomizzare ovviamente la selezione in modo che ne possa scegliere uno. Quindi usciamo con la ricerca di una randomizzazione, quindi scriviamo random, facciamo array item, quindi una randomizzazione su tutti i nostri oggetti. Per rendere la randomizzazione ovviamente più effettiva, dobbiamo dirgli al programma appunto che può scegliere tra due selezioni. Quindi avremo una ricerca che cercherà di scegliere un nostro personaggio e nel caso non lo volesse, cioè non lo riuscisse a trovare, dovrebbe comunque selezionare un personaggio che noi gli diciamo di base, altrimenti non saprebbe cosa scegliere, rimarrebbe il personaggio vuoto. Quindi come facciamo per farlo? Allora, intanto possiamo iniziare a mettere che il nostro personaggio principale che deve trovare può essere Grace. Ok, quindi ora se noi partissimo, e come abbiamo visto prima, partirebbero tutti uguali a Grace. In realtà gli altri personaggi dobbiamo anche farli spawnare con i characters giusti. Quindi dobbiamo chiedergli se vuole selezionare questo o i personaggi che sono all'interno del nostro array. Dobbiamo ricordarci oltretutto che è un gioco multiplayer, quindi dobbiamo anche rendere conto a tutte le faccende che ne riguardano. Questo qua è una selezione che poi verrà ovviamente giocata ognuno per sé, anche se in comune, quindi ci sono dei dati che vengono considerati a livello locale. Quindi se giochiamo in locale andiamo a cercare intanto un player controller che possa farli funzionare. Quindi andiamo get player controller. Dobbiamo controllare appunto il gioco, in questo caso in locale. Quindi andiamo e cerchiamo, è controllato localmente, is local controller. Questo ovviamente non basta perché gli dice solo che deve essere controllato con localmente, ma non da chi. Quindi chi controlla questa funzione è il player controller. Quindi local player controller. Deve essere fatto insieme, quindi aggiungiamo un nodo and booleano per aggiungerli e come dicevamo prima possiamo tirare un branch, quindi b branch, lo mettiamo in linea e gli diciamo che praticamente lui cerca a livello locale il nostro personaggio all'interno della cartella della variabile All My Character dove abbiamo inserito tutti i nodi di prima. Altrimenti, se non ci sono le possibilità, lui va a prendere al momento il personaggio che gli abbiamo detto noi, in questo caso Grace.
Ok, e prima di giocare praticamente aspettate un secondo, devo vedere perché queste qua in realtà sono errate, un secondino solo. Allora, quindi se andano incrociate, quindi se è falso saremo praticamente in questa situazione. Ok, adesso abbiamo tutto, l'occorrente che ci serve e possiamo andare a testare il gioco. E qui abbiamo perfettamente, come abbiamo visto, tolto Orla che ha qualche piccolo problema di movimento, ma lo andiamo a vedere, però come vediamo siamo randomizzati, quindi abbiamo la nostra Grace, che in questo caso è puramente casuale che ci sia capitato, e andiamo a vedere gli altri personaggi. Qui abbiamo di nuovo Orla, vediamo anche se respawn a questo punto funziona tutto bene, lì abbiamo Orla, e lì dovremmo avere Wallace. Ok, risolviamo immediatamente i bug. Allora, primo bug che abbiamo da risolvere è che prima non mi funzionava un granché bene perché mi ero dimenticato appunto quando ho fatto il cambio, praticamente ho fatto un po' veloce, forse non si è capito. Praticamente avevo confuso il vero falso, ho fatto un test e non funzionava, non ve l'ho fatto neanche vedere, sono appunto andato avanti e ho cambiato appunto il vero e falso. Quindi tutta questa cosa che abbiamo spiegato prima e la randomizzazione funziona quando il branch è vero, quindi continua a cercare il personaggio da inserire. Al momento che non trovo un personaggio da inserire, nel caso non dovesse trovarlo, appunto andrà a inserire Grace. Poi, secondo bug che appunto avevamo erano i movimenti del nostro personaggio Orla. Purtroppo abbiamo avuto problemi, vi avevo detto all'inizio di no mentre costruivamo i personaggi, ma a quanto pare invece avevo risolto questo problema e mi ero dimenticato come avevo fatto. Quindi ho riguardato, semplicemente il problema è legato allo scheletro. Quindi semplicemente qua di base ci dà lo scheletro short, mentre tutti gli altri hanno il medium, quindi anche per lei andiamo a selezionare il medium e dovremo essere a posto. Andiamo a fare un piccolo test. Ok, ci ha dato direttamente il personaggio. Abbastanza di fortuna il nostro personaggio che stavamo cercando di testare, come vedete in questo momento funziona esattamente come gli altri personaggi, quindi era semplicemente un errore di scheletro. Abbiamo messo lo scheletro medio, un po' più alto, ma in questo momento non importa. Bene, a questo punto abbiamo visto tutto, possiamo tranquillamente chiudere il video e ci vediamo al prossimo, nel quale appunto faremo una selezione del personaggio, quindi i personaggi non saranno più scelti in maniera random, ma avremo il nostro personaggio appunto che vogliamo utilizzare, mentre saranno random appunto tutto il resto dei personaggi non scelti da nessun personaggio, quindi in poche parole bot. Ci vediamo al prossimo video, grazie per aver visionato questo nuovo tutorial, alla prossima.